Buonasera, bentrovati. Ci stiamo avvicinando a grandi passi all'incontro mondiale delle famiglie, il decimo che si terrà tra esattamente un mese a Roma e vedrà riunite le famiglie di tutto il mondo, o meglio una rappresentanza delle famiglie di tutto il mondo a Roma sotto la guida di Papa Francesco per parlare di questo bellissimo tema che anche insieme a voi stiamo affrontando, quello della famiglia, e che stiamo affrontando anche insieme al carissimo Don Vincenzo D'Arenzo. Bentrovato, buonasera. Grazie a te Leonardo e sembra ai nostri telespettatori. Sono tanti quelli che ci seguono chiedendoci ovviamente della famiglia, di questa tematica che davvero tiene banco non solo all'interno della Chiesa ma anche della vita sociale, potremmo dire. E allora noi siamo giunti oggi all'undicesima puntata, Don Vincenzo, e potremmo dire siamo un po' al giro di boa, perché oggi chiudiamo le nostre riflessioni su questa stupenda lettera di Papa Francesco, questa stupenda esortazione apostolica, l'Amoris Laetitiae, che col nono capitolo, ecco, ci consegna il tema della spiritualità. La spiritualità coniugale e familiare, dunque questo è il tema della nostra puntata. E allora vogliamo partire con il video preparato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione vaticana. Lo vediamo insieme. Hola, somos Rosa Yedo, somos un matrimonio español, somos misioneros, tenemos 6 hijos y actualmente vivimos en Costa Rica, donde estamos de misión. Hoy en familia desidera vivere nella pace, in un ambiente in cui ci si sente amati e compresi. Come può una famiglia creare al suo interno un ambiente accogliente? Nella famiglia non ci sono solo marito e moglie e figli, perché il matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e concreta, si esprime nei gesti di amore, gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le carezze in una famiglia sono così importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo dire che è arrivato l'inverno in quella famiglia, l'inverno esistenziale. Hoy queremos compartir con vosotros este lugar de nuestra casa, que es nuestro santuario hogar. Este es nuestro lugar de alabanza, de encuentro con Dios, de oración, y donde tratamos de desarrollar nuestra pastoral familiar para vivir como iglesia doméstica. Cuánto es importante anunciar a los esposos que en el loro sacramento es presente Cristo, que no son mai soli, neanche cuando se sienten disperati. Por esto es importante que las coppie che hanno scoperto questo segreto lo trasmettano ad altre coppie come una passaparola che può illuminare di grazia e speranza ogni famiglia. Nessuna famiglia nasce perfetta o è confezionata. Non c'è la famiglia prêt-à-porter. Non perdiamo mai la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore, di amore e comunione che ci è stata promessa. Precisamente perché a lo largo de nuestra historia hemos tocado nuestra pequeñez y nuestro barro innumerables veces, pues somos conscientes de que gracias a estos momentos de oración Dios hace fecunda la misión. Sposi cari, aiutatevi a vicenda a sperimentare la bellezza della Chiesa domestica. A far chiesa in casa, creiamo nelle parrocchie occasioni di incontro, di preghiera per le famiglie, di crescita, di confronto, di adorazione, per i grandi così come per i piccoli.
dobbiamo essere famiglia di famiglie, dove ciascuno si sente accolto e amato. Questa è la Chiesa. Ma cosa succede quando papà e mamma litigano e c'è un po' una tempesta lì? È umano, possono volare dei piatti, ma soltanto a condizione che si faccia la pace prima che finisca la giornata. Un gesto, un sorriso, ma la pace prima, perché vi dico che la guerra fredda del giorno dopo è molto pericolosa. Centramos nuestra oración familiar en dos grandes momentos en el día. El primero es después del almuerzo, donde hacemos oración contemplativa con nuestros hijos mayores, y después en la noche ya con todos, con los pequeños, los medianos, los mayores, hacemos un rato largo de alabanza, con cantos, con bailes, y tenemos un momento muy especial en torno a la Sagrada Escritura. Aterrizamos, tratamos de aterrizar la palabra a nuestras vidas, a la circunstancia concreta de cada uno de nosotros. Ecco, Don Vincenzo, mi piace molto questa espressione che abbiamo ascoltato nel video di Papa Francesco, anche preparando la puntata mi è subito balzata così agli occhi. Far chiesa in casa, ecco, questo è il senso, potremmo dire l'espressione che un po' sintetizza il nono capitolo di Amoris Laetitia, che come abbiamo detto all'inizio è la spiritualità coniugale e familiare. Però io quello che ti chiedo, ha senso parlare di spiritualità nella famiglia? Non solo ha senso, io penso che c'è urgenza di parlare di questo. Questo capitolo, che è molto breve, però è anche molto intenso, inizia con queste parole: la carità assume diverse sfumature a seconda dello stato di vita a cui ciascuno è stato chiamato. Per troppo tempo abbiamo pensato che la spiritualità è quella del sacerdozio, della vita religiosa, e abbiamo dimenticato, abbiamo messo le famiglie quasi come, come dire, persone di serie B. Ecco, abbiamo detto anche qualche altra volta, un po' accennato. Per scoprire che la Chiesa avviene nella famiglia, si realizza nella famiglia, parte dalla famiglia, non può non essere vissuta nella famiglia, significa scoprire che i gesti semplici della vita familiare, il Papa parla di carezza, no? Le carezze che si possono scambiare i genitori, le carezze e gli abbracci nei confronti dei figli, ecco, sono quello il segno di una spiritualità, perché tutto questo avviene come un segno di una presenza. Ecco, la spiritualità è la presenza. La scrittura usa questa immagine, un po' come una tenda che copre le persone e quindi la vita della famiglia e quindi ogni casa. E lo spirito agisce per mezzo delle persone, all'interno della famiglia, come nella Chiesa, come nel mondo. E ciascuno è chiamato ad accogliere questo dono dello spirito, vivendolo appunto nella propria situazione, nella propria realtà. Mi piace anche ricordare a questo proposito una delle frasi di Padre Pio, che quando non poteva andare nelle case a trovare le persone, e all'inizio ci andava, poi dopo gli impegni sono stati tantissimi per lui, usava a mandare dei messaggi, a volte dietro un'immaginetta. Ecco, una persona della mia comunità mi ha fatto vedere una di queste immaginette, dove era scritto così: la vita non è mai completamente felice, perché non è il cielo, né mai completamente infelice, perché ne è la via. Ecco, a me pare che la spiritualità passi attraverso questa concretezza della vita in famiglia. Pensare che la vita in famiglia possa essere completamente felice significa scambiare la vita futura, il paradiso, con la terra. Ma immaginare che la terra sia completamente distaccata dal paradiso e dalla vita futura è anche una grande eresia che a volte portiamo nel cuore e forse nei nostri stessi gesti. La vita di ogni giorno è fatta di attenzione, di piccoli gesti attraverso i quali è Dio stesso che parla per mezzo mio all'altra persona. Per cui
ecco, aver generato la vita, prendersi cura dei figli, accogliere i nostri anziani, rendersi aperti all'ospite che viene a bussare a casa, fare visita all'ammalato che è solo. Tutti questi sono piccoli gesti che dicono questo amore coniugale, questa spiritualità coniugale, perché è della famiglia vivere tutto questo, non è riservato solo ad alcuni nella Chiesa. In questo capitolo Papa Francesco delinea con tre piccoli titoletti, ecco, questa spiritualità coniugale. E la prima è proprio la spiritualità della comunione soprannaturale. Gli sposi hanno ricevuto un sacramento e forse non lo ricordiamo abbastanza noi, mi riferisco sempre a me prete, a noi Chiesa che deve insegnare continuamente questo, e forse gli stessi sposi non sempre lo ricordano. Hanno ricevuto un sacramento che li unisce al Signore unendoli tra di loro. Nell'altro capitoletto Papa Francesco scrive così: uniti in preghiera alla luce della Pasqua. E se mi permetti, alcune espressioni molto belle prese dal numero 318 di Amoris Laetitia, che riguarda soprattutto la preghiera. La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare davanti al Signore, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni familiari, pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di madre. Ecco, la spiritualità coniugale entra nella vita degli sposi a partire da questo quotidiano stare insieme e condividere la vita di comunione e di amore. Una spiritualità di concretezza, allora, come abbiamo avuto modo di vedere anche dalle parole di Papa Francesco. Noi parleremo ora di questa spiritualità con una personalità illustre nel campo della famiglia, della pastorale familiare della Chiesa italiana. Abbiamo però prima la pubblicità. Vi voglio solo dire il nome: Don Renzo Bonetti, che è un'istituzione da questo punto di vista. Mi perdonerà perché già ci sta ascoltando, ecco. Quindi ci diamo appuntamento tra pochissimi istanti e insieme a noi ci sarà Don Renzo Bonetti. Restate con noi. Eccoci ancora insieme, dunque non voglio perdere tempo e introdurre subito il nostro ospite, Don Renzo Bonetti, che dedica la sua vita alla famiglia. Se dovessimo dargli una definizione, diremmo quella che ci ha detto lui: battezzato credente nel matrimonio. Buonasera e benvenuto, grazie Don Renzo. Buonasera, bentrovati. E allora, con Don Renzo vogliamo un po' approfondire questa tematica della spiritualità coniugale e familiare, e vorrei partire da una sua relazione. I miei occhi, ha detto Don Renzo prima di morire, non vedranno questa trasformazione nella Chiesa, nella mentalità della gente, anche di noi preti, cioè il fatto che il matrimonio è un dono che Gesù ha fatto alla Chiesa, non agli sposi. Ecco, allora Don Renzo, io partirei subito chiedendole in che modo questa intuizione può diventare una vita vera all'interno della Chiesa, delle parrocchie, delle famiglie stesse. Può diventare vita della Chiesa nella misura in cui si accoglie il dono dello Spirito Santo. Anzi, mi permetto tal proposito di citare Papa Francesco al numero 39 di Amoris Laetitia, dove dice che è proprio la realtà concreta che diventa appello dello Spirito, perché la Chiesa sia guidata ad un'intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia. Credo che proprio il matrimonio e la famiglia è un mistero inesauribile, tutto da approfondire. Un aspetto da approfondire è esattamente la missione degli sposi.
Pensate che c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1534, diceva che ordine e matrimonio sono istituiti per il servizio altrui. Io vorrei chiedere a tutti gli ascoltatori, anzi di farsi portatori di questa domanda, quanti pensano che il matrimonio è un dono fatto ai sacerdoti, anche proprio perché non sono sposati, ai consacrati, è un dono fatto alle singole persone, a chi non si sposa, è un dono per il paese, è un dono per la parrocchia. Nella mentalità comune il matrimonio è un dono per gli sposi. No, il matrimonio è un sacramento fatto con gli sposi, ma a servizio, per essere un dono. Papa Francesco ci ricordava nella trasmissione che abbiamo visto che gli sposi sono una presenza di Gesù, godono di una presenza di Gesù. Ma questo Gesù presente negli sposi non è per tranquillizzare gli sposi, per farli star bene, per farli crescere serenamente, per superare le difficoltà. Il Gesù presente tra gli sposi è perché vuole con gli sposi continuare la sua missione. Vuole con gli sposi dire tenerezza, dire amore, dire la sua presenza di amore nella Chiesa e nella società. Ovviamente questo poi va tradotto in cose molto concrete, ma il tempo non ci consente di dare tutte queste esemplificazioni. E allora, Don Renzo, c'è un'attenzione pastorale, ecco, che la Chiesa deve avere nei confronti degli sposi, ma che è anche un cammino a rovescio, cioè un'attenzione che gli sposi devono dare alla Chiesa stessa, perché questa spiritualità che abbiamo anche visto prima con Don Vincenzo, che si traduce poi in atti concreti, è una spiritualità che deve essere di testimonianza, potremmo dire, alle altre coppie, alle altre famiglie, alla Chiesa stessa, alla parrocchia stessa. Ecco, se dovessimo riprendere la definizione che tu hai dato di te stesso, battezzato credente nel matrimonio, direi che dovremmo proprio partire da una riscoperta del sacramento del battesimo per riscoprire a sua volta il sacramento del matrimonio, non è così? Esatto, si può dire ancor più, dire che tutti i mali, tutti i limiti, tutte le difficoltà legate al matrimonio come sacramento, alla preparazione del matrimonio, all'accompagnamento degli sposi, è tutto legato alla non comprensione e vita battesimale. Cioè, se noi avessimo a cuore che le nostre persone appartengono a Gesù, Paolo dice siamo concorporei e consanguinei con Cristo, allora se c'è questa forza, i due battezzati che vogliono sposarsi in Chiesa capiscono che Gesù in mezzo a loro vuole fare con loro qualche cosa di particolare. È solo il battesimo che restituirà alla Chiesa il significato della preparazione al matrimonio, il significato del matrimonio come missione degli sposi. Ed è solo dal battesimo che si acquista la novità e l'originalità. I vescovi italiani precisano molto, molto chiaramente che il matrimonio specifica la vocazione battesimale. Lo troviamo in Evangelizzazione, il sacramento del matrimonio numero 32, specifica, poi lo troviamo in Familiaris Consortio numero 56. Il matrimonio specifica, ma se io non so cosa sono, come posso capire la specificazione? Se io non so che sono medico, come posso capire che sono specializzato in qualcosa? Se io non comprendo il battesimo, come posso capire la specificazione? Ecco perché il battesimo è fondamentale, fondamentale. I primi incontri con i giovani fidanzati dovrebbe essere ravvivare la grazia e la bellezza del battesimo. E dal battesimo capire la novità, cosa accade con il sacramento del matrimonio. Ricordo quando preparavo i fidanzati in parrocchia e c'erano tante coppie, una quindicina d'anni fa, scusate, anche vent'anni fa, c'erano tante coppie che volevano sposarsi in Chiesa, anche se non credenti, non praticanti, perché la Chiesa era il luogo migliore, era la cornice più bella, era la tradizione più significativa. Dicevo a tutti i presenti, guardate che io vi parlerò di sacramento, ma non perché sono prete e voglio parlare di sacramento del matrimonio.
Io rispetto la vostra realtà, rispetto soprattutto la vostra intelligenza. Io voglio spiegarvi quello che accade quando venite a sposarvi in chiesa. Accade una cosa nuova, non posso tenervela nascosta. Poi voi potete non credere, non praticarla, fare finta di niente, ma accade una novità. Voi diventate un'altra cosa. La parola diventare è usata esattamente, sempre nei documenti della Chiesa. Diventate segno e riproduzione di un legame divino. Il vostro legame rappresenta un legame divino. È onesto che io prete vi dica guardate che succede una cosa grossa. Poi potete non crederci. Ma noi abbiamo timore a spiegare queste cose. Abbiamo paura di dire la bellezza, e se noi non cogliamo la bellezza della novità che accade dopo il battesimo, che accade con il sacramento del matrimonio, è logico che questi non usciranno dalla Chiesa come soggetti vivi, felici di essere diventati segno rappresentativo di Gesù. Papa Francesco usa una parola molto, molto forte, mi pare al numero 72, un attimo che vedo perché è molto bella questa espressione. Dice: il sacramento è un dono perché la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Cioè io devo dire che voi diventate rappresentanti, lo diciamo se uno agisce nel commercio, devo dire che tu sei rappresentante della Ferrari, tu sei rappresentante dell'Audi. Io devo dire che tu sarai rappresentante di Cristo che ama la Chiesa, devo dirlo. Ecco perché bisogna realmente che noi ripensiamo. Innanzitutto contempliamo e godiamo della bellezza del sacramento noi. Che Cristo vuole amare me attraverso il sacramento del matrimonio, non solo che si amino marito e moglie. Vuole amare la Chiesa, la parrocchia, i preti, le suore, vuole amare. Vuole dire che lui è amore, che c'è ancora il tabernacolo dell'amore, queste sono le parole di Paolo VI, il matrimonio tabernacolo dell'alleanza, tabernacolo dell'amore. Ma se non lo sanno, come possono essere formati? Come possono far crescere una spiritualità? Che servizio possono dare alla Chiesa? Daranno un bellissimo servizio al prete perché faccia il prete, ma non perché gli sposi vivano la loro specifica missione. Credo che sia un cambio di rotta radicale, ecco, Don Renzo, rispetto a quello a cui probabilmente siamo soliti ascoltare anche all'interno delle nostre assemblee. Mi permetto, ecco, non a caso che magari proprio il fatto che all'inizio del sacramento del matrimonio ci sia quella memoria del battesimo non sia lì tanto per fare un folklore, ma magari, ecco, ci si arriva in ritardo quando è già passato. Però ecco, è ontologica quel rituale che avviene ogni volta che c'è un sacramento del matrimonio. Esatto, è proprio così. È proprio così. Noi rischiamo di perdere un dono straordinario. Cioè, Dio non è andato in casa di riposo vedendo la Chiesa in difficoltà. Lo Spirito Santo non ha ritirato la sua forza. Ha dato alla Chiesa il modo per superare tutti i problemi. E uno di questi doni, perché la Chiesa superi i suoi problemi, è la sacramentalità del matrimonio. Noi piangiamo perché ci sono pochi sacerdoti, ma quanti piangono perché non ci sono sacramenti del matrimonio vivi, che dicano oggi che Cristo sta amando? Se le chiese chiuderanno perché non c'è più nessuno che va in chiesa o non c'è il prete, chi dirà per le strade del mondo che Dio è amore? Chi lo racconterà? Sapendo che il Verbo di Dio si è fatto carne, noi sappiamo che sarà proprio la carne di uomo, di donna, questa bellezza che farà respirare il mondo dell'amore divino. Ed è chiarissimo. Allora Don Renzo, io ti invito a restare con noi perché noi siamo purtroppo in pubblicità, la rete, ecco, ci impone questi stop. Torneremo a parlare tra pochi minuti di questa bellezza che ci stai raccontando, anche se in pochi minuti. Resta con noi, restate con noi tutti quanti voi, ancora a tra poco con l'Armonia della Vita. Eccoci ancora insieme per l'ultima parte dell'Armonia della Vita. Dunque, con Don Renzo Bonetti stiamo
parlando di questo sacramento del matrimonio che abbiamo visto essere un sacramento del servizio, una definizione davvero molto molto bella. Io però scenderei ora ancora di più nel concreto, ecco Lorenzo, perché le parole che tu ci hai detto, soprattutto prima della pausa pubblicitaria, ecco, già ci hanno indirizzato verso un determinato tipo di atteggiamento, ma concretamente ora uno cosa dovrebbe fare una parrocchia, una famiglia per mettere in pratica questo sacramento del servizio? Ma certamente la prima cosa da fare è cercare di essere consapevoli di questo dono. Uso un esempio molto banale. Se noi compriamo un nuovo computer, una nuova lavatrice, un nuovo televisore, la persona più saggia che fa? Si legge tutte le istruzioni, pensiamo anche al cellulare. Voglio sapere tutti i servizi che può darmi questo cellulare. Voglio sapere tutte le possibilità che mi dà questa lavatrice. Noi dobbiamo cominciare a chiedere agli sposi che entrino dentro il loro sacramento. Io cosa posso fare? Noi due, come sposati, che dono abbiamo? Cosa possiamo comunicare? Che cosa abbiamo di particolare? Che poteri abbiamo? Se io parlo del sacerdote, il laico più impreparato sa rispondere certamente cosa può fare, anzi cosa deve fare il prete. Tutti lo sanno. Io chiedo, una coppia di sposi, per il fatto di essere sacramento del matrimonio, faccio una precisazione, perché la prima difficoltà è il fatto che si pensa che il sacramento del matrimonio è quello che si celebra in chiesa. In chiesa si celebra il rito del matrimonio con il quale gli sposi diventano sacramento. È l'inizio della sacramentalità del matrimonio. Come io sono stato ordinato sacerdote, sono diventato sacerdote, sono sacramento di Gesù sposo, così gli sposi, dopo il rito delle nozze, diventano sacramento. Conoscere che poteri hanno gli sposi. I poteri, visto che è una parola forte, i poteri, voi conoscete i poteri del sacerdote, consacrare, assolvere. Proviamo a leggere due piccole espressioni di Papa Francesco, una al numero 73 e l'altra 121. Dice: il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa, ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi. Quindi nella comunione degli sposi, come ci ricordava poco fa Papa Francesco, è presente Cristo amante, Cristo che ama, Cristo in stato di amore permanente, vuole servirsi degli sposi per continuare ad amare ogni persona che loro incontrano. Ma è più evidente e più chiaro ancora la sintesi della missione degli sposi, del potere degli sposi, usiamo pure questa parola, al numero 121. Gli sposi, in forza del sacramento, vi faccio notare, non è per la capacità, per la bravura, per la saggezza, per mille altre capacità umane, in forza del sacramento, non perché mi sento, non mi sento, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici e ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa. Provate a ragionare, a pensare un attimo, a contemplare. Se non so se ci siano coppie di sposi che stanno ascoltando, ogni coppia di sposi nel silenzio, nella parola, senza parole, esattamente come l'ostia santa nell'Eucaristia, rendono visibile Cristo amante. Non sono chiamati a parlare di Cristo, a fare prediche, a usare espressioni varie, sono chiamati a rendere visibile l'amore. Provate a pensare cosa significa questo marito e moglie, cosa significa genitori e figli, cosa significa domani mattina sul posto di lavoro. Che non vuol dire invitare il collega ad andare a un ritiro o a venire a messa o ascoltare una conferenza, rendere visibile l'amore. Cosa significa per una donna andare dalla parrucchiera e rendere visibile l'amore?
l'amore di Gesù, cioè l'amore che non giudica, che non guarda, che non fa differenze, l'amore che va verso tutti. Provate a pensare, a rendere visibile l'amore andando per strada. Capite che io, prete, rendo visibile l'amore quando assolvo. Ma fuori di chiesa, chi è che rende visibile l'amore? C'è un sacramento. Noi possiamo fare la processione del Santissimo una volta all'anno per le vie del paese per rendere visibile Cristo, Cristo fatto corpo dato per amore. Ma al di là di quel giorno, chi è che rende visibile per le strade del paese che Cristo sta amando? Cristo è vivo e sta amando. Oggi, qui, attraverso ogni coppia di sposi, ovunque essi sono. Credo che più chiaro di così, Simone. Certo. Si tratta però di assumere questa coscienza nuova. Don Renzo, noi siamo purtroppo in conclusione e ti chiederei davvero di renderci anche un po' edotti, secondo te quale sarà il futuro della famiglia, a partire dalle proprie criticità, dalle proprie fragilità, fino ad arrivare ai propri punti di forza. Ma io credo che il futuro della famiglia dipenderà da come sappiamo coltivare i germogli, come in una pianta. Una pianta va nella misura, sappiamo coltivarla, sappiamo innaffiarla, sappiamo, come dire, accogliere i germogli nuovi del sapone. Noi rischiamo di voler puntellare rami secchi. Vediamo tanti rami secchi, vediamo tante sofferenze, tante fatiche, tante persone che si allontanano dalla Chiesa. Noi siamo chiamati a coltivare la buona volontà ai germogli, là dove c'è una coppia che vuole impegnarsi. Ecco la proposta del Papa di fare piccoli incontri, gruppi di famiglie, trovarsi. Bisogna coltivare quelli che vogliono camminare. Chi ha desiderio di crescere? Perché questo è il futuro della Chiesa. Dipenderà dalle persone che vogliono giocarsi la vita con Cristo. Non sarà legato unicamente a una dimensione umana, sarà legato alla presenza di Cristo che continua ad agire mediante lo Spirito, e quindi a persone, a coppie di sposi che crederanno che lo Spirito continua la sua azione mediante gli sposi, che hanno ricevuto un'effusione dello Spirito proprio per rendere presente Gesù. Quindi coltivare i germogli, i piccoli germogli di persone che vogliono impegnarsi, senza giudicare, perché possiamo impegnarsi anche con le persone, con le famiglie in difficoltà. Non è che dobbiamo coltivare i perfetti e tenere vicini i perfetti, perché talora la buona volontà c'è più in persone lontane dalla Chiesa che non nella Chiesa, purtroppo. Purtroppo nella Chiesa abbiamo più i serviti qualche volta che i servitori del popolo di Dio. E questo certamente non facilita la nuova evangelizzazione. Noi siamo chiamati ad aprirci a tutti, ma per portare chiaramente qualcosa di preciso. L'amore di Cristo amante. Questa è la novità degli sposi. Don Vincenzo. Niente, intanto voglio dire grazie, perché è di una bellezza unica. Bellezza che poi dovremmo, ecco, trarre fuori da quello che facciamo, dal sacramento che celebriamo, noi preti, convincendoci. C'era un prete nella mia diocesi che diceva: adesso ci dobbiamo preoccupare pure di quest'altra cosa, cioè del matrimonio, delle famiglie. Sembra quasi che sia più un problema che non una opportunità e una grandezza che non è mia, non sono io che gliela do alle persone. È il Signore che gliel'ha dato con il sacramento e con la sua presenza. Ecco, penso che questo sia un cambiamento di mentalità. Forse ci siamo affidati troppo a considerare la vita umana nel suo aspetto umano, e abbiamo dimenticato di presentare questa grandezza e questa bellezza del progetto cristiano che Dio mette nei nostri cuori. Ecco, dico grazie, e penso che avremo altro modo e altre occasioni per poterci ancora vedere e incontrare, Don Renzo. Grazie, buon pomeriggio, buona serata. Grazie di cuore, Don Renzo, allora, per essere stato con noi.
davvero la tua presenza è stata molto arricchente nel proseguo anche di questo percorso che stiamo facendo in vista di questo 10° incontro mondiale delle famiglie. Don Vincenzo, allora io la chiusura ormai la lascio a te, perché sei tu, ecco, l'uomo delle chiusure delle nostre puntate, perché davvero al termine poi di Amoris Laetitia c'è una preghiera molto bella che Papa Francesco ha composto, e dunque lascio a te la parola. Sì, ancora un saluto a tutti coloro che ci sentono, che ci ascoltano, perché veramente possiamo diventare messaggeri di una bellezza grande che Dio affida agli sposi per la Chiesa e per il mondo. E qui vorrei concludere con le parole che Papa Francesco ci ha affidato nella preghiera alla Santa Famiglia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione, che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. Bene, Don Vincenzo, allora noi ci rivediamo venerdì prossimo e continueremo ad approfondire questa tematica molto molto bella in vista di questo incontro mondiale che si terrà tra esattamente un mese, siamo insomma quasi addirittura d'arrivo, e speriamo, ecco, che questo nostro stare insieme possa essere anche di aiuto alle tante famiglie che ci seguono, magari che sono ferite, magari che sono nella sofferenza, ma che davvero possano ricevere una parola di conforto e anche un aiuto nel proseguo del cammino. Grazie Don Vincenzo. Grazie ancora. E grazie a tutti quanti voi. Ci vediamo venerdì prossimo.